Iniziamo la rassegna stampa di oggi con questo rumor. Günther contro John Cena a Wrestlemania. Cosa c'è di concreto? Poco. Perché arriva da un'intervista durante la quale hanno chiesto a Günther ti piacerebbe combattere contro il leader della C-Nation allo showcase degli Immortali? Che è un po' come chiedere a noi se ci piace respirare. È ovvio che la risposta è affermativa. Uno showdown con Sina a WrestleMania è un match di cartello, ne parlerebbe tutto il mondo. E quindi la risposta di Günther era già indirizzata, identica a quella che chiunque altro avrebbe dato al suo posto. Cavoli, cavoli se vorrei. Però da lì ci hanno ricamato sopra ed ecco la voce di corridoio. Non fidatevi. C'è cioè forse invece più trippa qui. Perché si parla di John Cena, protagonista a WrestleMania 39 a Hollywood, a Los Angeles, praticamente da un annetto circa. E su Twitter, un profilo che parla di wrestling ha ripreso le dicerie che girano attorno a John. E guardate Logan Paul come ha replicato: ha messo sopra gli occhietti che guardano interessati. Ora sappiamo che Logan Paul è fermo per infortunio, a Crown Jewel si è praticamente distrutto un ginocchio, ma c'è la possibilità, secondo qualcuno forte, che si tratti di un'informazione fittizia, costruita a regola d'arte, falsa, per amplificare la sua temerarietà, per rendere ancora più epica la sua prestazione in Arabia Saudita e soprattutto per toglierlo per un po' dalla narrativa WWE in attesa del prossimo big match. E Logan Paul contro John Cena a Los Angeles, una delle due capitali per accentramento dell'informazione americane, Los Angeles e New York, beh, è un match che ci può effettivamente stare. Addirittura noi su Twitch ne abbiamo parlato, credo, due mesi fa, immaginandoci. Il futuro a lungo raggio di Logan Paul. E insieme allo staff che mi dà una mano, ci siamo detti: ma John Cena, tutti pensavano John contro Austin Theory, eccetera, è ancora un'opportunità. Però, se vuoi fare un match inedito che fa parlare il mondo, John Cena contro Logan Paul è sicuramente una prima scelta, una primizia. Musica per le orecchie degli uffici stampa. Se non riuscite a seguirmi su Twitch, c'è questo canale YouTube, Michele Posa Rewind, scritto Rewind con la W. Vi aspetto anche qui. Escono dei contenuti pazzeschi e al martedì e al giovedì alle 18.30 ci sono delle dirette. Le mie dirette su YouTube le sto facendo qua. Quindi mi raccomando, lasciate il follow e attivate le campanelle. Torniamo ad Austin Theory e a John Cena. È tutto correlato questo inizio di rassegna stampa. Perché pare che Theory non abbia perso le speranze e ha pubblicato questa immagine, vedete c'è anche la data, 9 novembre, con lui e John. Come a dire, ora tutti stanno danzando sulla pelle dell'orso, dandomi per finito, dandomi per spacciato, dopo quello che è accaduto durante l'ultima puntata di Raw. Io invece attenti perché voglio e posso rialzarmi e uno dei miei obiettivi è ancora quello di sconfiggere John. Accadrà davvero? Beh, nessuno di noi può prevederlo, però però Austin Theory non molla il colpo. È ancora determinato ed è ancora desideroso affinché questa battaglia la si faccia. E John Cena? Beh, John Cena quando viaggiava Aveva sempre o spesso problemi di stomaco. Ce lo rivela un ex WWE, René Dupré. Ve lo ricordate? Eh, che dice John Cena, in un'intervista durante il suo podcast. Se non ricordo male, esatto, durante il podcast: dice John Cena era sempre molto attento alla sua alimentazione, solo roba sana per avere quel fisico lì. John Cena, maniaco, con tutte le indicazioni nutrizionali giuste. Ma quando eravamo in tour non sempre poteva seguirle. Oppure gli veniva voglia di provare del cibo locale. Ma appena deviava da quelle tabelle e c'era una pietanza un po' spicy, un po' condita, oppure c'erano, non so, della carne o del pesce diverse o cucinate in maniera differente, ecco che John aveva sempre problemi di stomaco. E beh, insomma... È comprensibile, è la dura vita degli artisti. Ma ora andiamo un po' alle cose più cicciose, andiamo al Lardo e parliamo di King of the Ring, torneo che ha fatto sognare un'intera generazione tutto in una sera, prima di essere scorporato in match di qualificazione, ottavi, quarti, semifinali, eccetera per poi avere la finale nel pay per view con lo stesso nome. Sappiamo che WWE è interessata a riproporre King of the Ring e anche ad inserire in palinsesto il corrispettivo femminile, Queen of the Ring. È in corso la chiusura legale per il copyright. Bene, i rumors sostengono che l'intenzione della WWE al vaglio è quella di tornare alle origini, non... In premium live event solo la finale, ma tutto il torneo. Non è una brutta scelta, secondo me. È una cosa interessante, ma come per tante situazioni, bisogna mettere un premio chiaro. Vincere la manifestazione per avere addosso una corona, andare in giro col mantello e dire sono il re, oggi come oggi non basta più, è vecchio. Serve un premio che sia una shot al titolo mondiale, al titolo secondario, quello che vuoi. Anche il decidere i match dell'evento successivo. Con te che ti dai una shot ad una cintura. Perché no? Però serve qualcosa nel piatto come posta, oltre alla cappa, la corona, lo scettro e tutto quanto. A me piacerebbe il torneo tutto in una sera. Come i primi eventi della UFC. Avrebbe un fascino molto particolare. Andando parallelamente a questo, tra le cose che la WB sta mettendo sotto copyright c'è Feeling Usi che noi abbiamo tradotto comportarsi alla uso, sentirsi alla uso è una italianizzazione forzata perché non esiste il corrispettivo in italiano. Non sei molto usoso a volte può sembrare anche così, eh? non sei molto usoso, sentirsi usosi. Ecco, anche questa è, una, è un adattamento valido. E visto che WWE sta mettendo tutto ciò sotto copyright, è possibile, non è sicuro, ma è possibile che questa storia possa andare avanti ancora per qualche tempo. Ma c'è richiesta, la gente ama... Cantare questa frase si diverte, Samiseni ormai è un perno fondamentale degli show WWE, è quindi giusto provare a monetizzare. Invece non lo si farà più, almeno pare, con il titolo 24-7, che è finito sul sito WWE nella lista di quelli ritirati. Io come sempre non mi fido, vado a vedere, eccolo qua, titolo 24-7 2019-2022. Uno potrebbe dire, beh, 2022 è l'anno in corso. Allora è ancora valido. Nicky Cross che lo butta nella spazzatura, boh, l'ha fatto, ma lo riesumano nella prossima puntata. Ora, tutto può essere, però guardate le cinture da parte. I titoli tech team di Raw e di SmackDown non hanno la data di nascita e l'anno attuale. Hanno, sì, la data in cui sono stati forgiati, e poi hanno present guardiamo anche gli altri titoli hanno present quindi la sensazione è che essendoci un anno come seconda indicazione la corona sia ormai decaduta sia ormai effettivamente ritirata vedete come le altre che non sono più in paglio che ormai sono andate in pensione Oh, si fa male Artruth e viene anche operato tanti auguri e in contemporanea ritirano il titolo 24-7 coincidenze? io non credo <ride> allora chiudiamo con Bobby Lashley che durante un'intervista nei programmi WWE a The Bump ha detto che gradirebbe un terzo capitolo con Brock Lesnar in un match senza regole in stile street fight ci pestiamo nel parcheggio senza che ci siano dei limiti e chissà Forse verrà accontentato. Magari non immediatamente alle Survivor Series, ma nel prossimo anno. Perché no? A me non spiacerebbe un match del genere. E poi con Pat McAfee e la moglie Samantha, che aspettano il primo figlio. Ora, qui c'è una storia abbastanza tesa e sensibile, perché i due hanno già provato ad avere figli. E in due circostanze hanno perso il bambino con la donna, la moglie di Pat McAfee, che in, anche in ambedue le circostanze, in entrambe, ha rischiato di morire. Quindi si sono rivolti a delle procedure tecniche. Sapete che io non sono molto esperto di scienze e di medicina. E stavolta pare che la procedura, che l'iter, stia andando. Come deve. Almeno sembrano fuori dal momento di pericolo. Dunque, siamo contenti, siamo felici, scorciamo le dita perché queste cose sono veramente imprevedibili e come ci ha raccontato di recente Carmella, anche lei alle prese con una gravidanza che purtroppo. È terminata nel modo peggiore. Eh, dicevo, sono, sono situazioni che devi sempre stare allerta, soprattutto quando ti è accaduto qualcosa di negativo e temi che possa riprendersi. Quindi incrociamo le dita, tocchiamo ferro e dai, eh, speriamo di poter davvero festeggiare questo lieto evento. Riavendo chissà perché no, Pat McAfee tra i protagonisti in WWE al tavolo di commento o nel ring. E con questa direi che ho finito, quindi ora la palla passa nel vostro campo e come al solito potete commentare tutte le news che ho condiviso con voi qui sotto nello spazio apposito.